Ragazzi, oggi ho scoperto veramente qualcosa di eccezionale che risolverà probabilmente molti problemi futuri e renderà le cose molto più comode e semplici. Allora, partiamo dal principio. Qui vedete Tux Guitar, dove c'è lo spartito della canzone che stiamo facendo, e ci sono praticamente tutte le parti, quindi chitarra, batteria e basso, fatte come si devono fare, quindi rispettando tutti i tempi, gli attacchi, eccetera. E questa serviva solo per darci un'idea per poi registrare dopo e quindi solo per darci una guida. Poi noi avremmo dovuto simulare esattamente le stesse cose che ci sono qua. Ma oggi ho scoperto che c'è la possibilità di esportare il tutto in MIDI. Il MIDI è praticamente un formato che costituisce nient'altro che uno spartito, quindi è una sorta di chiave di lettura per dei programmi. Quindi ho esportato le singole tracce che vedete qui e le ho inserite in questo programma che praticamente è da tutta la vita che lo uso e non lo sfrutto abbastanza perché questo programma principalmente usa i MIDI. Questo cosa vuol dire? Che al posto di registrare io singolarmente la parte di basso, che poi magari sbaglierei, soprattutto gli attacchi, i tempi giusti, col MIDI lo posso mettere direttamente sul programma e farlo suonare con lo strumento che voglio. Cioè, veramente posso anche metterci un piano. Lui può suonare la parte di basso con un piano, per dire. E quindi grazie a questo programma ho selezionato un basso reale, anziché un basso MIDI come c'è in quest'altro programma dove faccio gli spartiti, che qui a titolo esemplificativo fa un suono di merda principalmente. Qui praticamente si può sostituire la parte con un basso reale ed è risolto praticamente la metà del lavoro, perché ora rimane soltanto la chitarra e ovviamente la batteria che farò registrare al mio amico Blacken, perché comunque partecipa anche lui e poi la batteria va anche personalizzata con un po' di stile. Però rendetevi conto che questo, cioè, oggi rappresenta un passo avanti per le prossime produzioni, quindi sono veramente contento, spero che non vada tutto a puttane come al solito e che questa sia veramente una scoperta positiva in tanti sensi. Ieri ho registrato la prova, quindi ho registrato una demo della parte di chitarra, ovviamente confrontandola con lo spartito e con gli attacchi giusti, non è perfetta, quindi la rifarò e spero di rifarla, a momenti. Però diciamo che parte del lavoro è già fatto, quindi siamo a buon punto. Restate aggiornati.